L'olio del Cilento vince il Palio dell'Oleide di Spello. Ottimo risultato della BCC dei comuni cilentani che ha presentato i prodotti d'eccellenza del Cilento alla disfida della bruschetta, un modo alternativo per promuovere il territorio e per confrontarsi sui temi caldi dell'economia, come la recente riforma del credito cooperativo. L'Oleide, la disfida della bruschetta, è un evento giunto alla sua terza edizione, ideato e promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, al quale ha partecipato la BCC dei comuni cilentani. Si è tenuto nei giorni 23 e 24 aprile nella Verde Umbria, nel centro storico della bellissima Spello. Una bruschetta da primato, lunga ben 20 metri e condita dalle BCC partecipanti e provenienti da ogni parte d'Italia, con i prodotti del loro territorio, per far assaggiare e degustare ogni prelibatezza locale in una sfida all'ultimo sapore. Il Cilento ha trionfato grazie alla semplicità e alla genuinità dei suoi piatti più tradizionali. La bruschetta con caprese scomposta su fiore di pasta brisée all'olio d'oliva con aromi mediterranei, ideata dallo chef Francesco Maiorino, docente dell'istituto alberghiero Ansel Keys di Castelnuovo Cilento, ha sbaragliato la concorrenza. Il nostro giudizio evidentemente ha tenuto conto dell'olio, ma ha tenuto conto del piatto in generale e di quello che dicevo all'inizio, cioè della filosofia della bruschetta. Quindi quelli che, pur trasferendola in una dimensione alta, golosa, intrigante, hanno mantenuto i capisaldi della bruschetta, cioè quello di pescare su quello che c'è intorno. E secondo noi questo in maniera eccellente l'ha fatto i comuni cilentani. Ecco, devo dire che hanno raggiunto il punteggio più alto. Pomodorino, le mozzarelle, tutti i derivati del latte, complimenti. La manifestazione, oltre ad essere un modo alternativo per valorizzare i prodotti tipici in Allegria, è nata anche dalla volontà di creare un mercato interno tra i soci delle BCC italiane e per essere un'occasione concreta di confronto sui temi economici ed aziendali. Momento di riflessione sul tema caldo della riforma del credito cooperativo appena approvata è stato quello della tavola rotonda tenuta nel piccolo gioiello che è il Teatro Subbasio di Spello. È il primo appuntamento dopo l'approvazione del decreto legge, quindi c'è molta aspettativa e attesa su questo convegno. È un momento cruciale per il credito cooperativo, però come sempre penso che all'interno del credito cooperativo si riuscirà a trovare il modo per poter trovare degli spunti per fare un altro secolo di attività, perché le nostre sono banche che ormai hanno festeggiato i 130 anni e che, anche se in un momento molto particolare come quello dell'autoriforma, che comunque porterà dei cambiamenti importanti per il sistema del credito cooperativo, bisognerà invece trovare il modo che le peculiarità e le caratteristiche di queste banche rimangano comunque intatte per il territorio. Per conoscere le aziende che erano presenti all'Oleide, visitate il sito bcccomunicilentani.it.